9 scuole, il piacere di lavorare insieme in questo progetto che si chiama appunto Zancle in Fiore e prevedeva due momenti importanti. Una è stata svolta ieri, il 17 maggio, e consisteva nella realizzazione appunto di questa infiorata realizzata su delle gigantografie, la cui tematica era appunto Zancle. Sono stati raffigurati dei disegni riguardanti la città di Messina, non so, mi viene in mente Made Grifone ed altri miti siciliani. C'erano all'incirca 150 ragazzi coordinati dai loro insegnanti di arte e non solo. E quindi diciamo che la mattinata è stata dedicata alla realizzazione di questa meravigliosa infiorata, mentre oggi siamo sempre nella stessa piazza, piazza Unione Europea, e oggi stiamo assistendo alla manifestazione conclusiva del progetto, che prevede appunto delle performance in cui i ragazzi si stanno esibendo. Questo è un esperimento che ho provato io un paio d'anni fa realizzando un mandala a tema natalizio a Piazza Cairoli e quindi quando ho proposto a tutte le scuole di realizzare un'infiorata con il sale colorato, non vi nascondo che anche le professoresse di arte erano un po' stupide. Le domande erano: non è possibile, il sale si scioglie mischiato con la tempera. Invece poi, una volta sperimentato, si sono resi conto che era un lavoro meraviglioso e che questo sale prendeva dei colori brillanti con un effetto insomma bellissimo. È bello vedere tanti ragazzi in piazza all'aria aperta, è un bel segnale anche di ripresa. Pensiamo alla scuola, alle tante difficoltà vissute anche fino a questo momento relativamente alla presenza del Covid, oggi parte anche un messaggio diverso. Sì, esatto, dopo un lungo periodo, insomma, questi ragazzi sempre chiusi all'interno delle classi col distanziamento, è una bella ripresa questa, un momento di rinascita sicuramente per i ragazzi e anche per la nostra città, spero, perché questo progetto Zancle in Fiore nasce soprattutto per esaltare la bellezza di questa città.